Qual è la morale oggi in vigore nella nostra società, là dove di fronte alle brutture, chiamiamole così, tra virgolette, del mondo, la guerra, la crisi ecologica, la violenza domestica, la precarietà delle vite per costrizione economica, sembra esserci un cedimento, no? Una non resistenza, una mancanza di resistenza a questa violenza diffusa della nostra società. Qual è la morale che ci governa in questo contesto? Ma allora, di cedimento. Secondo me questo è legato ad altri tipi di sentimento, a cominciare dalla disperazione. Non c'è un po' di viltà. Sì, ma la disperazione però è di per sé un sentimento molto devastante. Però cadiamo nel non c'è alternativa. Allora, la disperazione è un problema serio, perché tu mi dici una cosa importante, però mi dovresti dire anche: ci sono possibilità di opporsi a tutto questo? Questo è uno dei punti di cui stiamo parlando, provare a pensare in termini di soluzioni. Il non provare a pensare in termini di soluzioni, però, secondo me non è viltà. In parte è idiozia, pura, tanta. In parte è anche disperazione. E io per la disperazione, a differenza che per la viltà, cioè, per la vita posso avere simpatia, per la disperazione non posso che avere rispetto, perché la disperazione è una condizione, nessuno vuole essere disperato, non fa comodo essere disperati. Può far comodo essere vili, ma essere disperati è una cosa che ti attira. C'è anche la pigrizia, cioè può anche essere una forma di... Anche questo, però la disperazione comunque va rispettata. La pigrizia è una forma di viltà. La pigrizia può portare... Beh, del resto, cosa diceva Kant, che cos'è l'illuminismo? L'illuminismo vuol dire non essere minorenni. È così comodo essere minorenni, dice Kant. La pigrizia e la viltà lo rendono comodissimo. Vedi che c'è un legame tra la viltà e questa condizione di minorenne che uno accetta volutamente. E anche questo è interessante. Perché il maggiorenne è quello che assume responsabilità. Assume responsabilità e assume un atteggiamento critico. Però noi ci troviamo in una situazione in cui è considerato di sinistra parlare male dell'illuminismo. Al di là di quello che diciamo sull'illuminismo o meno, sta di fatto che rifiutarsi di essere minorenni significa prendersi responsabilità, significa pensare, sforzarsi di pensare. Quindi sono totalmente d'accordo con te, non so se sia tutto riconducibile alla viltà. In parte è pigrizia, in parte è viltà e in parte è disperazione, che è comunque la cosa peggiore. Io ho l'impressione che a volte sia un cedimento, perché è comodo. Ma disillusione. Sì. È così comodo essere minorenne. Perché è meglio, come dire, la socialità dello spritz. Vabbè, ma questo però, diciamoci le cose come stanno. La grande maggioranza della popolazione gli devi anche lasciare il diritto di essere un po' fessi. Cioè, voglio dire, non è che possiamo pretendere da tutti la perfezione. Walter Lippmann, in questo libro meraviglioso che è L'opinione pubblica, diceva: la democrazia non garantisce assolutamente le scelte migliori, mai può garantire le scelte migliori, perché di per sé la maggioranza non è la razionalità, però garantisce un fatto, che tu non devi piegare più il ginocchio davanti a nessuno. E secondo me questa è la più bella definizione della democrazia che conosco, cioè la pari dignità di tutte le persone non garantisce le scelte, garantisce la pari dignità. Non garantisce l'equità? Perché... No, l'equità non c'è, e la diseguaglianza spaventosa sta distruggendo la democrazia. E quindi neanche la dignità. Ma questa diseguaglianza è antidemocratica, cioè sta distruggendo la democrazia.